testi che ho utilizzato, vabbè, il testo che mi ha dato Walter, che è un testo di Giovanni Macchia, che è un testo storico sui molaristi francesi, che è degli anni 70, Macchia è già morto, e poi ce ne sono due più recenti che ho visto un attimo, che sono del 2008, che sono di questa Papassoli e di Marchetti, che in realtà io citerò un po' per le cose che hanno detto, per come hanno descritto le cose. Allora, faccio un inquadramento un po' più lunghino dal punto di vista storico, così ci si ricorda un attimo, perché poi le vite di questi due moralisti si inseriscono nella storia della Francia. Allora, siamo nel 600. Per cui la Francia è uscita dal quarantennio di guerre civili, e c'è un momento di pausa nel conflitto fra le confessioni religiose. L'editto di Nantes ha proclamato la libertà di religione, e il re in quel momento è Enrico IV, che si impegna a risollevare le condizioni generali dell'economia francese. Il suo successore è Luigi XIII. E da qui partono le azioni di quei due grandi ministri che tutti conosciamo, che sono prima Richelieu e poi Mazarino, che poi pian piano portano a un rafforzamento dell'autorità monarchica contro la resistenza dei nobili e dei gruppi privilegiati. Per cui il cardinale Richelieu, che è ministro durante il regno di Luigi XIII, e poi Mazarino, che governa durante la minorità e la giovinezza di Luigi XIV. Richelieu è il grande artefice dell'assolutismo monarchico e sottopone le province al controllo di funzionari, e pian piano fiacca la nobiltà. La Francia partecipa anche all'ultima parte della guerra dei 30 anni qui, e Mazarino poi conclude vittoriosamente la guerra e assicura col Trattato di Westfalia nuove prospettive per la politica nazionale francese. Però deve fronteggiare due rivolte importanti, che sono le Fronde. La prima, che è la cosiddetta Fronda della nobiltà di toga, è la fronda parlamentare, dove appunto sono alcuni nobili di toga del Parlamento di Parigi che in seguito ad alcuni editti in materia tributaria che erano invisi alla borghesia si ribella, e comunque questa sedizione viene domata. Però ne deve affrontare un'altra, che è la fronda nobiliare, fronda principesca, che invece è quella aristocratica, che dura molto di più dal 1650 al 1652 ed è una vera e propria guerra civile. Però riesce a domare anche questa. E nel frattempo si conclude anche la guerra contro gli Asburgo di Spagna, c'è la pace dei Pirenei, che viene anche consolidata dal matrimonio di Luigi XIV con Maria Teresa di Spagna. Allora, quando Mazarino scompare, Luigi XIV prende la situazione nelle proprie mani e l'assolutismo monarchico raggiunge la sua forma compiuta. Negli anni del suo regno, borghesia e nobiltà cessano di far sentire le loro rimostranze, gli stati generali non vengono più convocati e viene eliminato per cui qualsiasi controllo sull'attività legislativa. Luigi XIV passa la storia col nome di Re Sole, e il primo periodo del suo regno è un periodo di grande splendore, reggia di Versailles, si circonda di cortigiani e anche di letterati. E sul territorio le funzioni di governo vengono affidate ai ministri, intendenti di origine borghese sono quelli che amministrano l'autorità delle province, per cui agli aristocratici non resta più niente. Fa sentire il re anche la sua volontà dal punto di vista religioso,
ci sono sempre gli ugonotti, il calvinismo ugonotto, per cui riesce a far abiurare poi gli ugonotti e a costringerli a convincersi al cattolicesimo, tanto che poi molti emigrano verso gli altri stati europei e l'editto di Nanta della libertà di religione viene revocato. Ma gli interessano anche altri gruppi, che sono i gruppi dei giansenisti. Giansenisti che sono un gruppo di cui parliamo un momentino poi dopo, che un gruppo di devoti che si raccoglie nel monastero di Port-Royal nei pressi di Parigi e praticamente contro di loro ci sono persecuzioni e poi all'inizio del Settecento l'abbazia viene anche distrutta, per cui la seconda parte del regno di Luigi XIV cede il passo all'oscurità. E allora vediamo un attimino i due personaggi, la loro vita, vediamo prima la loro vita, come si inseriscono in questo mondo. Allora, François de la Rochefoucauld appartiene alla prima e in parte alla seconda parte del Seicento ed è un nobile. Principe di Marsillac, nasce a Parigi nel 1613, è il primo di 14 figli. Viene educato più alle armi che alle lettere e si sposa già a 15 anni, sposa una nobile da cui avrà poi 8 figli e già a 16 anni partecipa alla sua prima campagna militare. Ha un debole per le avventure cavalleresche, il concetto dell'onore, la realtà nelle alleanze, partecipa agli intrighi di corte e qua già subito ha un'avventura con una duchessa, che è la duchessa di Chevreuse, che è un'amica della regina, si getta in rischiose avventure che gli costano anche una settimana di carcere nella Bastiglia e 2 anni di disgrazie che passa poi nei possedimenti del padre. Poi, nuovo periodo di avventure cavalleresche, perché praticamente è un piccolo D'Artagnan, e nuovo legame amoroso con una duchessa, la duchessa di Longueville, da cui ha anche un figlio. Muore il padre e lui diventa duca. Partecipa alla fronda parlamentare e poi a quella nobiliare, viene ferito al volto, viene imprigionato, esiliato e qui abbandona l'impegno politico e si dedica alla vita mondana. Di questo periodo sono le memorie, comincia a scrivere e scrive appunto della fronda, delle sue avventure cavalleresche. Non ha molto successo comunque con questi primi scritti. Ricompare a Parigi e comincia a frequentare uno dei salotti che allora erano molto in voga, dove si riunivano le persone più rappresentative dell'epoca, ed è il salotto di Madame de Sablé. E comincia a scrivere le massime, praticamente seguendo un gioco intellettuale della società. Le prime vengono pubblicate nel 65 come riflessioni o sentenze massime morali e hanno un grandissimo successo. Seguono altre edizioni finché l'ultima è quella del 1678, che è praticamente quella definitiva, senza variazioni importanti. Sono 504 massime, a cui dobbiamo aggiungerne 61 che sono postume, e da cui lui ne elimina poi 74, che comunque si possono leggere. Dopo ne parliamo. Dopo questo periodo abbandona il salotto di Madame de Sable e ne frequenta un altro, che è quello di Madame Lafayette, sempre in voga, che era anche una scrittrice, e con lei probabilmente scrive quello che è di lei un romanzo, La principessa di Clèves, e collabora con lei in alcuni scritti. Questo è un periodo buono con lui, ma poi offuscato dalla morte di uno dei suoi figli, figli del matrimonio, muore anche il duca che aveva avuto dalla duchessa di Longueville,
il suo primogenito viene ferito in imprese guerresche, lui è molto malato e muore nel 1680. L'altro invece, Gilles della Bruyère, è un borghese, estrazione borghese, studi classici, si laurea in diritto civile, compra la carica di tesoriere generale di Francia per la zona di Caen, carica che comunque gli dava una certa rendita e anche la nobiltà conferiva. Va in Normandia a espletare le formalità, torna a Parigi e lì non torna più. Vende la sua carica poi nel 1686. Lui nasce nel 1645, per cui appartiene alla seconda metà del 1600. Viene assunto dal Gran Condé come precettore del figlio, il nipote, Luca Luigi II di Borbone Condé, e praticamente questo gli permette di vivere di fianco alla nobiltà, di conoscerla e di accumulare poi materiale per quella che sarà la sua opera. Sua opera, che è una sola, che sono i caratteri, che partono dalla traduzione dei caratteri di Teofrasto, che era un discepolo di Aristotele e che in particolare un uomo che ha cercato di scrivere i caratteri dell'uomo facendo come una classificazione dei tipi. Praticamente della Bruyère parte da lì e scrive questo libro che si intitola I caratteri di Teofrasto, tradotti dal greco con i caratteri e i costumi di questo secolo, e ci attacca praticamente la sua opera, che è una descrizione dei caratteri che poi vediamo meglio. La sua opera, che poi è la parte più importante, che poi praticamente si accresce nel tempo, e sono dei brevi ritratti che analizzano i comportamenti umani. Ha un grandissimo successo con questo libro e viene accolto nell'Accademia francese con qualche difficoltà, dove partecipa alla querelle fra gli antichi e i moderni, difendendo gli scrittori antichi. Nell'ultima parte della sua vita segue anche una controversia di tipo religioso, quella sul quietismo, e comincia a scrivere i dialoghi sul quietismo, che però non finisce, e muore comunque nel 1696, al culmine della celebrità, ma comunque povero, non ha mai avuto una famiglia, è celebre e solo. Allora, vediamo un attimo il territorio culturale dove operano questi personaggi. L'età di Luigi XIII è molto ricca e variegata come entroterra culturale e filosofica. C'è ancora la vena stoica, che attribuisce alla ragione il potere di dominare le passioni, e Seneca è ritenuto praticamente il rappresentante da parte dei seicenteschi dello stoicismo. E ritrovano infatti un ideale di saggezza nella sua vita, e comunque non tutti, e adesso poi vediamo. Ci sono ancora apologie di Epicuro, c'è il sapere monumentale della scolastica con le sue definizioni e classificazioni, però si va anche diffondendo una nuova mentalità, che è quella che mette in primo piano l'autonomia dell'individuo nei confronti della religione, nuova costruzione dei valori fondamentali basati sulla capacità di conoscere. È l'epoca di Cartesio, per cui Cartesio segnerà la svolta verso l'età moderna, e comunque non fa parte di questo mondo dei moralisti. C'è anche una matrice agostiniana che implica il rigetto della scolastica
contrappone alle teorie della grazia che sono elaborate dai gesuiti un nuovo spirito. Il gruppo è quello che, di cui abbiamo parlato prima, che si riunisce a Port Royal con un'interpretazione estrema dell'agostinismo. È un gruppo che parte da, appunto, da Gian Segno e, pur apparendo rigido, ha anche una certa sua modernità dal punto di vista spirituale. Cosa ci dice? L'uomo, dopo la colpa originale, è corrotto. E tranne alcuni eletti, la massa dell'umanità è dominata dall'amor proprio e in balia delle passioni. L'egoismo e l'interesse personale dettano la condotta dell'individuo, le cui virtù apparenti non sono che visti mascherati. L'uomo non ha nessuna possibilità di riscatto se non attraverso la grazia di Dio, che viene concessa solo ad alcuni predestinati. Per cui con questo nuovo spirito si crea un'eredità morale che dà l'accento sulla fragilità dell'uomo. E nello stesso tempo viene fuori una reazione antisenechiana, praticamente, che ha come bersaglio l'idealizzazione dell'umano che può aver ragione delle passioni. È un cosiddetto disvelamento, ecco, in questo senso. E allora la domanda è: la ragione ha davvero potere sulle passioni? Possiamo avere una moderazione delle passioni senza la grazia? Dai giansenisti parte anche Pascal, che non fa parte ovviamente di questo mondo, tranne in modo un po' collaterale, che comunque parte da lì, ma poi vedrà l'uomo libero di scegliere la propria salvezza cercando la consolazione di Dio all'interno del proprio cuore. Allora, in questo ambiente sociale dove l'alleanza fra la classe feudale e la magistratura contro l'assolutismo è andata persa e c'è il regno assoluto di Luigi XIV, resta poco spazio per la politica e la vita attiva. Le persone tendono a ritirarsi, le anime mondane vanno in spazi privati, dove fiorisce una conversazione apolitica. Prende in sostanza un gioco che parte dalle parole, sono centri di aggregazione intorno ai salotti, che accolgono appunto uomini di scienza, di diritto, di chiesa e gli aristocratici reduci dalla fronta. Anche Pascal frequenta i salotti di Madame de Sable e conosce il pessimismo dell'ambiente ed è anche stimola un terreno propizio per il maturare di una cosiddetta agostiniana inquietudine del cuore, che si diffonde un po'. Madame Sablé è per esempio una seguace di questo spirito. Appunto, noi in questi salotti ritroviamo i moralisti. Allora, termine moralista. Nei dizionari francesi compare questo termine alla fine del Seicento con il significato di osservatore dei costumi che non offre precetti generali e teorici, ma applica il proprio sguardo alla sfera sociale, istruendo il lettore come se il compito fosse appunto di istruire, prescrivere, che è un atteggiamento che questi autori però non hanno, per la posizione che hanno di spettatore. Solo due secoli dopo, nel dizionario, il moralista apparirà come uno scrittore che descrive e critica i costumi di un'epoca e da lì sviluppa le sue riflessioni sulla natura umana. Il termine poi si estende a qualunque autore abbia qualcosa da dire in merito alla condotta umana. La definizione, ad esempio, di Papassoli è portatore di un sapere sulla vita e sul mondo che non si configura nei termini di una disciplina rigorosa
e per esempio quello di Machia, il moralista non si applica alla costruzione di un mondo di pensiero, si limita a notare la contraddittorietà dell'esistere, le luci e le ombre di tutto ciò che ha sotto gli occhi. Per cui il moralista non è un moralizzatore, cioè non stabilisce delle norme, ma favorisce una pluralità di interpretazioni. Non è neppure un filosofo, perché la morale dovrebbe in questo caso essere frutto di un'argomentazione speculativa, per cui ha un'esposizione che ha un carattere antisistematico, che gli viene anche dal fatto che nasce da questo ambiente mondano di conversazione con una serie di persone con le quali doveva trattare anche argomenti alla loro portata. Marchetti, ad esempio, fa notare, aveva già osservato Montaigne, inventare un nuovo linguaggio in grado di tradurre in forma di parole l'ideale dell'honnêteté homme, cioè un modello del dover essere che unisce alle qualità legate al corpo, valore, abilità fisica, prestanza, eleganza di gusto, quella della mente, cioè cultura eclettica, lingua brillante, spirito acuto. E ancora dice, sottraggono la morale tanto alla teologia quanto alla filosofia, per affidarla alle strategie di una nuova retorica in grado di esprimere la virtù individuale e la socievolezza. La tipologia più utilizzata dai moralisti è la forma breve. Sono massime, riflessioni, frammenti, aforismi, cioè dire molte cose con poche parole e soprattutto far pensare più di quanto si dica. Questo crea una scrittura poetica, enigmatica, che poi ne costituisce praticamente la particolarità. L'enunciazione è impersonale, è un discorso di verità che riguarda l'uomo in generale, l'uomo di sempre, che non è inserito in un periodo storico. Allora, veniamo in particolare alla Rochefoucauld, che viene praticamente salvato un po' dalla letteratura, e questi salotti sono per lui il compromesso tra il vivere da solo e tra poche persone. Le sue riflessioni e massime sono un po' un'autobiografia indiretta, quella diretta era stata le memorie che avevano avuto uno scarsissimo successo, mentre lui in queste ha un grandissimo successo. Sono tematiche che sfumano una nell'altra, non c'è un sistema morale, ma ci sono delle insistenze ripetute. Descritte benissimo da Machia, sono pietre, cristalli dalla sfaccettatura puntuta e tagliente, piccoli lavori di orificeria, ove l'asprezza e la severità si condensano in una sorta di luminosa bellezza che li riscattava dalla loro inutilità. Viene colpita ogni falsità, viene colpita la morale stoica ed è un pessimismo senza soluzione. La tematiche di grande successo sono quelle delle passioni e dell'amor proprio. Davanti alla passione non c'è possibilità di scelta. Nulla esiste nell'uomo che possa essere modificato. Le passioni sono malattie dell'anima e l'uomo è sempre sottoposto a forze diverse fra il corpo, il cuore e la mente. Una delle sue massime è: l'uomo crede spesso di condursi quando è condotto, e mentre con la sua mente tende ad uno scopo, il cuore lo trascina insensibilmente verso un altro. Fa un ritratto dell'amor proprio in una lunga massima che vi ho mandato e che comunque lui sopprime, la mette nella prima edizione, che è quella del 65, la sopprime non si sa per quale motivo. L'amor proprio è praticamente il demone interiore che uno deve combattere con lucidità, però
Forse esiste anche per lui uno spazio misterioso interiore puro, un'ipotesi di un valore inconscio. C'è una massima in cui dice: se c'è un amore puro e scevro dalla mescolanza con le nostre passioni, è quello che è nascosto nel fondo del cuore e che noi stessi ignoriamo. Nella premessa che fa alle sue riflessioni, premessa che dice che è una nota dell'editore, in realtà l'ha scritta lui, ed era un'usanza dell'epoca fare così, lui dice che un'obiezione alla sua opera è: le riflessioni distruggono tutte le virtù, ma dice anche che l'intenzione di chi le ha scritte è di far vedere che nel mondo non ce ne sono di pure e che nella maggior parte delle nostre azioni c'è un misto di errore e verità, di perfezione e imperfezione, di vizi e di virtù. E la maggior parte delle azioni degli uomini che il mondo prende per virtù ne ha spesso solo l'immagine e la verosimiglianza. Non di meno esse non mancano di avere un loro merito e di essere degne in qualche modo della nostra stima, poiché è molto difficile di averne umanamente di migliore. Sono solo massime pessimiste. No, ce ne sono anche di positive, dove viene fuori il suo ideale cavalleresco, con l'elogio del valore, della forza, della lealtà, dell'onestà. L'ultima riflessione è quella. Una lunga riflessione sul falso disprezzo della morte. Lui comunque è assolutamente laico, non è religioso, e appunto tutto il suo tentativo è quello di interpretare laicamente le condizioni concrete dell'esistere. Le massime hanno successo anche successivamente. Voltaire, infatti, dice che è una che tra le opere più contribuì a formare il gusto della nazione e a darle uno spirito di giustezza e precisione, benché ripeta quasi sempre la stessa verità, e cioè che l'amor proprio è il movente di ogni azione. Pur quel pensiero assume tanti aspetti diversi, da risultare nuovo e imprevisto. Anche nell'Ottocento, comunque. Nel Settecento, comunque, quell'interpretazione pessimistica certe volte lo fa vedere un po' in negativo, e anche nell'Ottocento e nel Novecento l'interpretazione pessimista viene sottolineata, e comunque solo tardivamente. Viene detto che c'è in lui una saggezza positiva, un possesso della ragione, un possesso pieno, cosciente e compiaciuto. La Fontaine gli ha dedicato, La Fontaine, che ha scritto delle favole, come voi sapete, che è un suo contemporaneo, gli ha dedicato una favola. Gli ha dedicato una favola. Che è abbastanza interessante. Dice: un uomo molto vanitoso odiava farsi vedersi nello specchio e cercava di non stare in luoghi dove ci fossero degli specchi, perché diceva che interpretavano male la sua immagine. Allora va in campagna, va lontano, dove non ci sono specchi, ma lì cosa fa? Ritrova un'acqua che lo specchia, e lì dentro lui si guarda e si ritrova con la sua immagine da cui non sa più staccarsi. E la morale, dice la Fontaine, è questa, è in versi: l'anima umana è l'uomo vanitoso, troppo amante di sé. Gli specchi sono gli altrui difetti, in cui, come in spegno, ogni nostro difetto si dipinge. E
il libro delle massime, o mio Duca, è quel fiume che l'anima rapisce. Un'ultima descrizione, poi, volevo riportare, che è sempre un commento di Macchia, che è piuttosto bella. L'uomo, dice, che nella l'uomo, cioè la Rochefoucauld, che nella vita aveva maneggiato in modo alquanto maldestro il suo archibugio e la sua spada, e aveva procurato più a se stesso che agli altri non pochi danni, diventa dunque, quale scrittore, l'elegantissimo arciere che colpisce sempre giusto nel momento giusto. Mentre la vittima, l'uomo senza nome, cuore, va per i suoi negozi o a un appuntamento d'amore e parla di fedeltà, di devozione, di magnanimità, di onore, dell'esterna costanza e della ragione, della volontà, del valore, l'arciere invisibile e immoto aspetta la vittima, la osserva mentre si dà da fare e protesta e agisce, e quando essa non se ne accorge le lancia una freccia che tutto raggela. C'è allora un grande momento di silenzio, qualcosa sembra si sia fermato e poi tutto ritorna come prima. E questo è la Rochefoucauld. Veniamo all'altro, della Bruyère, che coincide un po' col declino, col periodo del declino di Luigi XIV. L'opera viene pubblicata nel 1688. Inizialmente contiene solo massime e brevi riflessioni morali, ma poi lievita nel tempo con vari ritratti in successive 8 edizioni, di cui una compare postuma. Questi caratteri non hanno una precisa strutturazione, non hanno una dottrina sistematica come gli altri muralisti, ma sono creati con uno spirito satirico e c'erano anche dietro sempre un netto pessimismo. Lui si avvicina agli uomini caso per caso e lancia le sue impressioni staccate, senza mai sviluppare un discorso. Come dice Macchia, sono tessere di un mosaico o come grandi frammenti di un romanzo da fare. Ed effettivamente, quando uno li legge, come descrizioni, pensa che possa essere proprio la base per un romanzo, i romanzi dell'Ottocento, ecco, come una descrizione di questi personaggi. L'attenzione dello scrittore è data a tutti gli aspetti della sua vita sociale di quell'epoca, alle dinamiche, ai comportamenti, a un mondo a volte corrotto e senza consistenza. Dipinge la vacuità nei suoi ritratti, dove vengono colpiti un po' tutti, uomini di ingegno, virtuosi, nobili, cortigiani, borghesi, magistrati, avvocati, militari, donne, artisti, predicatori, devoti veri e finti. Rari accenni vengono fatti anche a personaggi della vita rurale. È un'umanità che è condannata a una parata di gelosie, rancori, ambizioni, interessi personali, assoggettamento al potere del denaro, che contrasta, come più volte lui stesso sottolinea, con la miseria del popolo. Osserva i costumi del suo tempo, però lui non si ferma ad analizzare i fondamenti della scena del regime. Lui osserva e basta. Non è uno che vuole rivoluzionare la situazione, lui vuole mantenere l'ordine costituito. È un difensore della monarchia e anche del cattolicesimo ortodosso. Ammira gli antichi, che gli antichi classici sono per lui la base, il modello, la partenza, e crede di poter far convivere l'idea delle saggezze classiche con la saggezza cristiana. È uno stile molto originale, rapido, varietà delle forme, larga gamma di strumenti espressivi,
con il calcolo preciso di fare effetto. Si vede la pratica della conversazione, ha un aspetto quasi teatrale, ricorda un po' i tipi comici di Molière anche. È a volte anche un po' inafferrabile, ecco, come personaggio. Comunque, questa osservazione attenta, questa modalità di scrivere ne crea una grande modernità. Il libro inizia così. Tutto è detto e si giunge troppo tardi, dopo più di 7.000 anni, che gli uomini esistono e pensano. E Marchetti ha avvicinato questa sua frase a una frase di Pascal, che lo avrebbe insomma un po' anticipato. Diceva che non si dica che non ho detto niente di nuovo. La disposizione della materia è nuova. Quando si gioca a pallacorda, è la stessa palla con cui giocano l'uno o l'altro, ma uno la piazza meglio. Oggi il riconoscimento dell'attualità di La Rochefoucauld e Bruyère dei moralisti nasce anche, come dice Papassoli, dalla constatazione che la scoperta moderna del profondo ha tutte le sue premesse nella visione del cuore e delle sue terre ignote, elaborata da questi antichi autori, e in quel dramma dell'ombra e dello sguardo per il quale essi hanno inventato, come proiettando su uno schermo infinito, la scena mondana dell'essere e dell'apparire, un teatro dell'interiorità. Ok, basta. Possiamo leggere... Scegli tu, Mirta, che cosa leggere, no? Così facciamo una selezione e poi possiamo un po' discutere. Va bene. Vabbè, io direi le massime, queste prime massime di La Rochefoucauld le leggiamo un po' tutte. Queste della prima pagina che ho mandato. Allora, che è dalle massime morali. La prima, ciò che consideriamo come virtù spesso sono solo un misto di azioni e interessi diversi che la fortuna o la nostra abilità sanno combinare. E non è sempre tramite il valore e la castità che gli uomini sono valorosi e le donne caste. L'amor proprio è il più grande di tutti gli adulatori. Per quanto scoperte si siano fatte nel paese dell'amor proprio, vi restano ancora molte terre inesplorate. L'amor proprio è più abile del più abile uomo di mondo. La durata delle nostre passioni, come la durata della nostra vita, non dipende da noi. La passione rende spesso un folle il più abile degli uomini e rende spesso abili i più sciocchi. Queste grandi ed eclatanti azioni che abbagliano gli occhi sono descritte da parte dei politici come gli effetti di grandi progetti, invece di solito sono gli effetti dell'umore e delle passioni. Così la guerra di Augusto e di Antonio, che viene connessa alla loro ambizione di diventare signori del mondo, era forse solo un effetto della gelosia. Le passioni sono gli unici oratori che persuadono sempre. Sono come un'arte della natura, le cui regole sono infallibili. E l'uomo più semplice, che ha passione, persuade meglio del più eloquente che non ne ha affatto. Le passioni hanno un'ingiustizia e un proprio interesse che fa sì che diventi pericoloso seguirle e che occorra diffidarne anche quando sembrano più ragionevoli. Nel cuore umano si verifica un'eterna creazione di passioni, così che la rovina dell'una è quasi sempre l'insediarsi di un'altra. Le passioni ne generano spesso altre a loro contrarie. Talora l'avarizia produce la prodigalità e la prodigalità l'avarizia, si è spesso saldi per debolezza e audaci per timidezza. Per quanta cura si abbia nel celare le proprie passioni sotto le apparenze della pietà e dell'onore, esse traspaiono sempre attraverso questi veli. Il nostro amor proprio soffre con maggiore impazienza la condanna dei nostri gusti che quella delle nostre opinioni.
Gli uomini non solo tendono a dimenticare i benefici e le ingiurie, ma detestano anche coloro verso i quali sono indebito e cessano di odiare quelli che li hanno oltraggiati. L'impegno a ricompensare il bene e a vendicarsi del male appare loro una servitù cui stentano a sottomettersi. La clemenza dei principi è spesso solo una politica per ottenere l'affetto dei popoli. Questa clemenza di cui si fa una virtù si pratica talora per vanità, qualche volta per pigrizia, spesso per timore e quasi sempre per tutte e tre le cose insieme. Poi qua, non so, sempre della Rochefoucauld, leggiamo quelli brevi. L'amore della gloria, il timore dell'onta, il progetto di fare fortuna, il desiderio di rendere la nostra vita comoda e gradevole, il desiderio di abbassare gli altri sono spesso le cause di questo valore, così celebre tra gli uomini. Poi 216. Il perfetto valore consiste nel fare senza testimoni ciò che si sarebbe capaci di fare davanti a tutti. 217. L'intrepidezza è una forma straordinaria dell'anima che li innalza al di sopra dei turbamenti, dei disordini, delle emozioni che la vista dei grandi pericoli potrebbe scatenare in lei. Grazie a questa forza, gli eroi mantengono la calma e conservano il libero uso della loro ragione negli incidenti più sorprendenti e terribili. L'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù. La maggior parte degli uomini si espone in guerra quanto basta per salvare il proprio onore, ma pochi vogliono sempre esporsi quanto è necessario al fine di far riuscire il progetto per il quale si espongono. La vanità e la vergogna, e soprattutto il temperamento, fanno spesso il valore degli uomini e la virtù delle donne. Questa lunga la leggiamo? Non lo so, magari no. Lasciamo stare queste qua lunghe. Questa massima sorpresa è quella dell'amor proprio, che magari vi interessa, Molto interessante. che è interessante. La leggiamo, è lunghissima. Magari tirare fuori un pezzetto, quello che ti serve. Magari, non so, leggiamo il pezzo all'inizio. Sì. Allora, l'amor proprio è l'amore di se stessi e di tutte le cose per sé. Rende gli uomini idolatri di se stessi e li renderebbe tiranni degli altri se la fortuna gliene fornisse i mezzi. Non si riposa mai al di fuori di sé e si sofferma sulle altre cose, come api sui fiori, solo per trarne ciò che gli è proprio. Nulla è così impetuoso quanto i suoi desideri e nulla è così nascosto quanto i suoi progetti, nulla così abile quanto i suoi comportamenti. La sua capacità di adattamento è difficile da descrivere. Le sue trasformazioni vanno oltre le metamorfosi e i suoi raffinamenti vanno oltre quella della chimica. Non si può sondare la profondità né squarciare le tenebre dai suoi abissi. Qui è al sicuro dagli sguardi più penetranti. Qui può fare mille impercettibili giravolte. Qui spesso è invisibile a se stesso. Concepisce, nutre e alleva senza saperlo un gran numero di affetti e di odi. Ne forma di così mostruosi che quando li porta alla luce del sole li disconosce e non riesce a decidersi a confessarli. Da queste tenebre che non nascondono, nascono le ridicole convinzioni che matura su se stesso. Ve la leggo tutta. Da cui provengono i suoi errori, le sue ignoranze, le sue grossolanità, le sue ingenuità sul proprio conto, da cui proviene la credenza che i suoi sentimenti siano morti, quando sono soltanto sopiti, la sua persuasione di non avere più voglia di correre, non appena si riposa, il pensiero di avere perso tutti i gusti di cui si è saziato. Ma questa spessa oscurità che lo nasconde a se stesso non gli impedisce di vedere perfettamente ciò che è al di fuori di lui. In ciò è simile ai nostri occhi che scoprono tutto e sono ciechi soltanto per se stessi. In effetti, nei suoi
più grandi interessi e nei suoi affari più importanti, dove la violenza dei suoi desideri richiama tutta la sua attenzione, vede, sente, capisce, immagina, suppone, penetra, indovina tutto, di modo che si è tentati di credere che ognuna delle sue passioni ha una specie di magia che le è propria. Nulla è così intimo e così forte quanto i suoi legami, che cerca inutilmente di spezzare quando vede le sciagure estreme che lo minacciano. Tuttavia, talora, fa in poco tempo e senza alcuno sforzo ciò che non è riuscito a fare con tutti gli sforzi di cui era capace nel corso dei diversi anni. Ma ciò si potrebbe concludere con una certa verosimiglianza che i suoi desideri siano accesi da lui stesso piuttosto che dalla bellezza e dal merito dei suoi oggetti. Il suo gusto è il valore che li risolleva e il belletto che li abbellisce, che corre appresso a se stesso e che segue le cose che sono di suo piacimento. È tutti i contrari, è imperioso e obbediente, sincero e simulatore, misericordioso e crudele, timido e audace. Ha differenti inclinazioni a seconda dei diversi temperamenti, che lo fanno voltare e diventare devoto, talora alla gloria, talora alle ricchezze e talora ai piaceri. Cambia a seconda dei cambiamenti delle nostre età, delle nostre fortune, delle nostre esperienze, ma gli è indifferente averne di più e di averne solo una, perché si suddivide tra molte e si concentra su di una quando è necessario e quando gli fa piacere. È volubile e oltre ai cambiamenti generati dalle cause esterne, ce n'è un'infinità che nasce da lui e dalle sue risorse. È incostante per l'incostanza, per la leggerezza, per l'amore, per la novità, per la stanchezza e per il disgusto. È capriccioso e lo si fa talora lavorare con la massima applicazione e con sforzi incredibili per ottenere cose che non gli recano vantaggio e che pure gli sono nocive, ma che persegue perché le vuole. È bizzarro e mette tutto il suo impegno nelle più frivole delle occupazioni. Trova tutto il suo piacere nelle cose più insusse e conserva tutta la sua fierezza in quelle più disprezzabili. È in tutte le situazioni della vita e in tutte le condizioni. Vive ovunque, vive di tutto e vive di niente. Si adatta alle cose e alla loro privazione. Passa anche dalla parte delle persone che gli fanno guerra, entra nei loro progetti e, cosa ammirevole, disprezza se stesso con loro, congiura la propria perdita e lavora anche alla propria rovina. Infine, si preoccupa solo di essere, purché sia, vuole di buon grado essere nemico di se stesso. Non bisogna stupirsi, dunque, se si unisce talora alla cruda austerità. E si entra così audacemente in società con lei per distruggersi, perché nello stesso tempo in cui si rovina in un luogo, si ricostruisce in un altro. Quando si pensa che abbandona il suo piacere, non fa che sospenderlo o cambiarlo, e anche quando è debellato e si crede di essersi liberati di lui, lo si ritrova che trionfa della propria disfatta. Ecco il quadro dell'amor proprio, la cui vita intera è una grande lunga agitazione. Il mare ne è un'immagine significativa. L'amor proprio trova nel flusso e riflusso delle sue onde perenni un'espressione fedele della successione turbolenta dei suoi pensieri e dei suoi eterni movimenti. E questo è lui. Ecco, di della Bruyère. Ma se posso permettermi di elaborare, io proporrei, se ti va, decidi tu, il 3 e il 35 a me interessavano molto, per esempio. Sì, quello sullo stoicismo. Brava. Ecco, allora, lo stoicismo è un artificio ingegnoso e un'idea simile alla Repubblica di Platone. Gli stoici hanno finto di poter ridere in povertà, di essere insensibili alle ingiurie, all'ingratitudine, alla perdita di beni come a quella di parenti e amici, di poter guardare imperturbabili la morte come una cosa indifferente che non dovrebbe né rallegrare né rattristare, di non essere vinti né dal piacere né dal dolore,
di poter sentire la spada o il fuoco in qualsiasi parte del corpo senza emettere un gemito né versare una lacrima. E in quel fantasma di virtù e di costanza così immaginato si sono deliziati nel ravvisare un saggio, hanno lasciato all'uomo tutti i difetti che in esso avevano trovato, senza quasi notare nessuno dei suoi punti deboli. Invece di fare dei suoi vizi descrizioni terrificanti o ridicole che lo spingessero a liberarsene, gli hanno tracciato l'idea di una perfezione, di un eroismo di cui egli è totalmente capace, esortandolo così all'impossibile. In tal modo il saggio che non esiste e che esiste solo nell'immaginazione si ritrova naturalmente di per se stesso al di sopra di tutti gli eventi e di tutti i mali. Né la gota più dolorosa, né la colica più acuta potrebbero strappargli un lamento. Cielo e terra possono essere capovolti, senza trascinarlo nella loro caduta, ed egli rimarrebbe saldo sulle sue rovine dell'universo, sulle rovine dell'universo. Mentre l'uomo realmente esistente esce di senno, urla, si dispera, butta fuoco dagli occhi, sentendosi mancare il respiro per un cane perduto o per una porcellana ridotta in frantumi. È sempre alla fine l'effetto. Dunque, 35, eccola qua. La religione è quella degli spiriti forti. La religione è vera o è falsa? Se non è che vana finzione, ecco, se si vuole, 60 anni perduti per l'uomo probo, per il certosino e il solitario, non corrono altro rischio, ma se è basata sulla verità stessa, allora per l'uomo vizioso si tratta di una spaventosa sventura. Il solo pensiero dei mali che egli si procura mi sconvolge l'immaginazione. Il pensiero è troppo debole per concepirli, e troppo vane sono le parole per esprimerli. Certo, anche supponendo nel mondo minor certezza di quanta in realtà se ne trovi riguardo la verità della religione, non c'è per l'uomo miglior scelta della virtù. Io volevo leggerne anche una sul tipo, che è, per esempio, questa qua 96, che dà un po' l'idea delle descrizioni sui personaggi. Straton è nato sotto due stelle, sfortunato e fortunato allo stesso grado. La sua vita è un romanzo. No, gli manca la verosimiglianza. Non ha avuto avventure, ha fatto bei sogni, ne ha fatti di brutti, che dico, non si sogna affatto come ha vissuto lui. Nessuno ha attinto al destino più di quanto ha saputo fare lui. Ha conosciuto l'estremità e la mediocrità. Ha brillato, ha sofferto, ha condotto una vita comune, non si è lasciato sfuggire nulla, si è fatto valere grazie a virtù che garantiva molto seriamente di possedere. Ha detto di sé, ho ingegno, ho coraggio, e tutti hanno detto dopo di lui, ha ingegno, ha coraggio. In entrambi le sorti ha esercitato l'abilità del cortigiano, che di se stesso ha detto più bene, forse, e più male di quanto ve ne fosse. Il grazioso, il cortese, l'insolito, il meraviglioso, l'eroico, sono gli epiteti impiegati per elogiarlo. Poi, tutto il contrario è servito a deprezzarlo. Carattere ambiguo, complesso, contorto, un enigma, una questione quasi insolubile.